Bravo, bravo, bravo! Domenica scorsa si sono disputati i playoff, come sono andati? Veramente è stata la giornata più bella della stagione, anche perché era la finale, però i ragazzi hanno giocato bellissimo, si è fatto tutto quello che si aveva allenato in tutta la stagione. Vuoi dire che l'allenamento ha compensato tutto quello che avevamo fatto in 7 mesi. Quindi stanno giocando per andare in Serie B? Sì, manca una sola partita per vincere la stagione e andiamo in Serie B. Quando si svolgerà questa partita? Sabato prossimo si gioca 2 partite a Roma e se per caso non si vince in quelle 2, resta la ultima partita domenica, però noi aspettiamo che la prima partita di sabato è la di vincere. C'è stato anche l'Open Day la scorsa settimana, anche quello ha avuto un grande successo. Sì, sì, l'Open Day si è fatto quasi insieme con la partita della finale. È stato un successo bellissimo perché hanno venuto tanti bambini piccoli che aspettavamo. Io sono andato alla scuola di tutto questo anno, adesso hanno venuto ma che a fare la prova, a vedere la partita, è stato bellissimo. Partirai per il Venezuela, che cosa ti senti di dire a questi ragazzi? Che stiamo lavorando come l'abbiamo fatto tutta la stagione, me ne vado troppo contento. I ragazzi piccoli anche della scuola hanno fatto un bel lavoro, hanno venuto al campo, si sta conoscendo più il baseball qua a Fano, adesso che la prima squadra sta facendo questo lavoro anche è stato bellissimo. E invito a tutti i ragazzi che mi hanno conosciuto in scuola, che l'anno prossimo ritorno a gennaio presto, vi aspetto qua al campo, che facciamo una bella stagione. Qua si gioca anche se fa freddo, anche se fa caldo, noi sempre siamo qua al campo sotto il pallone quando c'è il freddo.